Benedizione degli oggetti sacri. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie e pace di Dio Padre, dal quale per mezzo del suo Figlio provengono tutti i beni. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli e sorelle, rallegratevi nel Signore sempre. Ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Dio onnipotente ed eterno, tu hai sottomesso agli uomini tutto il creato, perché compiano opere di carità vicendevole. Ascolta, benigno, le nostre preghiere, che invocano la tua benedizione su tutti coloro che si serviranno di questi oggetti. Possano riconoscerti sempre come sommo bene ed arricchire i fratelli con amore sincero. Per Cristo nostro Signore. Tutti i vostri oggetti sacri benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Adesso segue la preghiera di guarigione. Preghiamo per guarigione del corpo e dell'anima. Signore, nel Vangelo che abbiamo sentito durante la messa, noi vediamo come tu guarisci lebroso. L'incontro con te cambia la vita delle persone. Al cieco dalla nascita tu hai ridato la vista. Signore, ti prego, attraverso questo incontro io apro gli occhi del mio cuore. Per mezzo di questo incontro anche io sento la potenza della tua presenza, la presenza che cambia, la presenza che innalza, che consacra anche più semplice vita umana. Signore, eccomi davanti a te. Se vuoi, guariscimi. Grazie Gesù, grazie
Gospodine Isuse. Signore Gesù. Čitajući današnje evanđelje. Leggendo il Vangelo di oggi, l'uomo si ferma e ammira tuo miracolo. A tuo čudo već postoji una. Questo miracolo già esiste nella nostra vita. Gospodine. Perciò, Signore, voglio fermarmi un attimo e ringraziare per tutto quello che mi hai dato. Per ogni dono che tu metti davanti a me, per ogni grazia con quale mi tocchi, per ogni tocco d'amore con quale mi risvegli e mi riporti in vita. Signore, aiutami per non fondare la fede sui miracoli, ma che i tuoi miracoli riconosco verso mia vita e mia storia, perché ricordandomi e sapendo quello che tu hai fatto per me, questo mi dà la speranza e la sicurezza che tu sarai sempre con me e che proprio il tuo amore e il tuo piano quello che è meglio per me. Eccomi, Signore, entri nella mia vita. Thank you, Jesus. 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 Merci, Jesus. Merci, Jesus. Merci, Jesus. Merci, Jesus. Merci, Jesus. Signore Gesù, adesso quando io sento la potenza della tua presenza per prendere decisioni concrete per mia vita, tutto quello che è di peccato, tutto quello che è sbagliato, ma in modo particolare le abitudini sbagliate, io voglio fermare perché voglio liberarmi da tutto quello che è peccato. In questo momento io voglio donarti tutta la mia vita. Da questo momento io voglio seguirti. Voglio appartenere a te, Signore, non parzialmente ma completamente, e perciò ti prego che questa decisione non sia solo la parola, che non rimane solo un puro desiderio, ma che da questo momento, quando esco da questa chiesa, io cerco di viverla. Signore, io voglio essere santo. Tu mi chiami alla santità. Ciò ti prego, aiutami su questa strada.
tutti voi presenti, le vostre famiglie, tutti coloro per chi stasera avete pregato, benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Per stasera finiamo con la traduzione simultanea, la riprendiamo domani sera all'inizio della Santa Messa serale. Grazie per la vostra attenzione e buona continuazione.